Ben ritrovati, cari amici. Tutti i discepoli di Gesù si sono nascosti in casa perché avevano paura di fare la stessa fine del Maestro, di avere la stessa sorte del Maestro. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro che qui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano sul suo fianco, io non credo». E il mandato di cattura era non soltanto per Gesù, ma per tutto il gruppo dei discepoli. Perché non è pericoloso soltanto Gesù, ma è pericoloso il suo messaggio che lui ci ha dato. E fino a quando ci sarà qualcuno che lo annuncia questo messaggio, le istituzioni religiose non riusciranno a fare sonni tranquilli. Ebbene, mentre tutti i discepoli sono chiusi, come ci dice l'Evangelista Giovanni nel Vangelo di oggi, ce n'è uno del gruppo che non ha paura e va in giro. Ecco perché quando Gesù si è manifestato, lui non c'era. Ed è quel discepolo che nell'episodio di Lazzaro aveva detto ai suoi amici, agli altri discepoli: «Andiamo con lui a morire». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai venduto? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Il protagonista del Vangelo di oggi è Tommaso, che è un personaggio, subito dopo Pietro, molto importante per San Giovanni e il suo Vangelo. Infatti San Giovanni nel suo Vangelo lo cita per ben 7 volte. Tommaso è conosciuto anche con il nome di Didimo. Che cosa significa questa parola? Gemello. Ma Tommaso è il gemello di chi? Di Gesù. In che senso? Lui, con Gesù e come Gesù, è disposto a dare la vita per gli altri. È colui che caratterialmente assomiglia molto di più a Gesù di tutti gli altri. E cosa succede? Che quando Gesù si manifesta ai suoi, e i suoi discepoli dicono a Tommaso, che non c'era: «Abbiamo visto il Signore», attenzione, Tommaso grida il suo bisogno di crederci, Tommaso vuole sperimentare la presenza di Gesù. Lui non mette in dubbio la sua resurrezione, ha bisogno di crederci, ha bisogno di sperimentare la presenza del risorto nella sua vita. Ecco perché lui, quando i suoi amici gli dicono «abbiamo visto il Signore», dice: «Se non vedrò i segni dei chiodi sulle sue mani e se non metterò il dito nel segno dei chiodi, e se non metterò la mia mano sul suo costato», attenzione, dice, «io non crederò». Non è al presente. Tommaso dice che
ha bisogno di crederci, ha bisogno di sperimentare questa presenza. Non mette in dubbio la resurrezione di Gesù, non è l'incredulo come la tradizione lo ha fatto passare. Ecco perché Gesù, 8 giorni dopo, e qui in questi 8 giorni dopo c'è un riferimento chiaro al giorno in cui si celebra l'Eucaristia. Cari amici, Gesù non si rivela in manifestazioni private, Gesù non si rivela in apparizioni private. Gesù si rivela sempre, ogni qualvolta la sua comunità si riunisce per celebrare l'Eucaristia, e ogni qualvolta l'amore che Lui ci dona, noi lo facciamo diventare un amore comunicativo, cioè lo distribuiamo agli altri. Solo allora Gesù si manifesta nella vita di ognuno di noi. 8 giorni dopo, dicevo, Gesù si manifesta di nuovo ai suoi discepoli, e questa volta c'è anche Tommaso, e invita Tommaso a fare quello che lui aveva detto. Tommaso, metti la tua mano sul segno dei chiodi, toccami il mio costato. Purtroppo qui gli artisti hanno fatto una cattiva propaganda a Tommaso. Tommaso non si permetterà di toccare il segno dei chiodi, di mettere il dito nella ferita del costato di Gesù. Tommaso, dopo questo invito che Gesù gli ha fatto, lui si prostra dinanzi a Gesù e fa la più bella professione di fede che tutto il Vangelo contiene. Cosa dice al Signore? Mio Signore e mio Dio. Vedete, Tommaso è capace di riconoscere in Gesù risorto il Signore della vita, è capace di riconoscere in Gesù risorto il Dio creatore. Non ha toccato i segni dei chiodi, non ha messo il dito nel costato di Gesù, perché lui ha sempre creduto alla resurrezione. Lui non è l'incredulo, lui è colui che ha bisogno di sperimentare il vivente nella propria vita. È un po' tutto il bisogno di ognuno di noi. Anche noi sentiamo la necessità di fare questa esperienza del vivente nella nostra esistenza, del risorto nella nostra vita. E Gesù conclude il Vangelo di oggi: Tommaso, perché hai creduto, tu hai veduto. Beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno. Qui sottolinea una verità importante che il Vangelo di Giovanni ci trasmette, cari amici, ed è questa: la resurrezione non è un evento riservato a pochi uomini che sono vissuti 2000 anni fa. La resurrezione è accogliere il messaggio di Gesù nella nostra vita e, come Lui e con Lui, metterci al servizio degli altri. Chi riuscirà ad accogliere questo messaggio, a farlo proprio e a metterlo in essere e a viverlo con Gesù e come Gesù nel servizio degli altri, farà questa esperienza meravigliosa della presenza di Dio nella propria vita e soprattutto riuscirà a dimostrare la presenza di Dio che è il vivente nel mondo. Vedete, noi uomini per credere abbiamo bisogno di vedere. L'invito che ci rivolge Gesù con queste parole è un altro: credi e diventa tu un segno visibile dell'amore di Dio per gli altri. Buona domenica a tutti. Thank you.